In questo video vi spiego cos'è questa brutta cosa, come si presenta sui muri di casa, da cosa è dovuta, le possibili soluzioni per risanare il problema e nello specifico vi spiegherò anche cos'è questa barbetta sexy bianca. Oh, grazie, troppo buono, troppo buono. Sigla. Ganon! E bentornati ragazzi sul mio canale GanOn, un canale dedicato al mondo della casa. Qui troverete lavori in casa, recensioni per la casa, consigli per la casa. E oggi voglio parlare di umidità di risalita e salnitro, che sono strettamente legati. Siccome tempo fa ho fatto un video che parlava proprio di come risanare una parete malorata da umidità di risalita, oggi voglio dare qualche informazione in più, giusto per capire di cosa si tratta. Il salnitro o nitrato di potassio, per gli amici, può essere scambiato per della muffa, ma in realtà non è muffa, ma sono cristalli di sale. È un solido cristallino tipicamente dal colore bianco. Si trova in ambienti umidi a contatto diretto o indiretto con l'acqua ed è dovuta all'azione di batteri nitrificanti. Questi batteri si trovano tendenzialmente in pianura o in prateria, comunque in terreni con pH neutro o alcalino. E se vengono a contatto con l'azoto, che si trova naturalmente nell'ammoniaca, che si trova nel terreno, e il carbonato di calcio, fanno festa grande. E i batteri durante la decomposizione di queste sostanze azotate producono appunto il salnitro. Piccola curiosità, il salnitro è utilizzato anche come conservante per le carni rosse negli affettati, come componente per la polvere da sparo e un ottimo, ma ottimo, ottimo concime, siccome contiene sostanze azotate. Ok, ora basta di parlare di come si crea, altrimenti rubo il lavoro a Geopop. Quindi se avete una parete che produce tanto salnitro, magari potreste considerarla come un'idea di business. Ora che abbiamo visto cos'è, vi mostro come si presenta. Sul muro si manifesta così. E così nelle piastrelle. Vedete questo bianco? Sia del pavimento che sulle piastrelle orizzontali. Adesso non so se si riesce a vedere, guardate il dito, eh. Visto che c'è il bianco? Così sui muri esterni. O anche così. O peggio, così. Mentre nel box auto si può presentare così. Ma alla fine, come porre rimedio a questo problema? Beh, la soluzione non è proprio semplice. Come abbiamo visto, ci sono quattro elementi da tenere in considerazione. L'acqua contenente azoto, che è presente nel terreno ma viene trasportato dall'acqua, batteri, terreno neutro o alcalino e carbonato di calcio presente nelle materie edili. Capite bene che se andiamo ad analizzare la situazione, le soluzioni non ce ne sono tante. I batteri non possiamo eliminarli, tantomeno il terreno non possiamo trasformarlo da neutro o alcalino in acido. E ancora, i materiali edili servono per costruire la nostra casa, a meno che andate a vivere in un bungalow, in quel caso di sicuro l'umidità di risalita non c'è. Quindi l'unica cosa su cui si può andare ad agire è l'acqua. Ma fermare l'acqua è impossibile. In teoria le nostre case dovrebbero essere protette dall'azione dell'acqua mediante vespaio, intercapedini e dall'azione protettiva delle guaine. Ma può capitare che delle guaine si danneggino oppure non siano proprio presenti. E questo è il caso dell'umidità di risalita. Se invece vi è scoppiato un tubo da qualche parte nell'impianto idraulico di casa, per certi versi è meglio così. Una volta che avete fermato la perdita, di sicuro il problema non si ripresenterà più. Sì, si sfogherà ancora per qualche mesetto, però avete fermato il problema alla radice senza tirare in piedi i casini. Se invece l'umidità di risalita è dovuta al terreno, le soluzioni non ce ne sono tante, ma sono queste qui. E ve le elenco dalla più economica alla meno economica. Molto meno economica. Prima soluzione, risanare la parete. Ed è quello che ho fatto io in un video. Praticamente ci sono degli intonaci studiati apposta che resistono al salnitro e bisognerebbe andare a grattare il vecchio intonaco eliminando tutte le parti non solide e successivamente dare due o tre mani di questo stucco intonaco. Sono rasanti deumidificanti per intenderci. E poi pitturare con una pittura traspirante. Spesa totale dai 100, 200, 300 euro, dipende anche da quanta superficie dovrete trattare. Tenuta? Siamo all'incirca sui 2 annetti. Non è un'operazione risolutiva, magari fosse così semplice. Per fermare la problematica si dovrebbe andare direttamente alla fonte. Però, piuttosto che usare intonaci che dopo 6 mesi esplodono, meglio utilizzare degli intonaci che perlomeno resistono molto di più. Poi
Poi c'è chi applica una controparete facendo dei fori di areazione interni. Occhio non vede, cuore non duole, giusto? Però non risolve assolutamente il problema. Lo maschera, sì, ma dietro questa parete si continuerà a creare un mostro che anno dopo anno si alimenta sempre di più. Spesa totale con il fai da te sarete circa sui 300-400 euro. Anche qui dipende dai metri lineari da trattare. Poi c'è l'iniezione di gel. In pratica si applicano dei fori alla base della muratura e si spara dentro un sacco di gel a caduta lenta. È quella che in gergo è chiamata barriera chimica. Si tenta di creare in modo un po' posticcio una sorta di guaina, però ovviamente non va a insacchettare tutta l'abitazione, ma solo in quella parte dove il prodotto è messo. È una soluzione semi definitiva, nel senso, una volta che avete sparato dentro questa resina, rimarrà lì per sempre e sperate che funzioni, perché qualche limite ce l'ha. Bisogna considerare la stabilità chimica dei componenti e la quantità anche di salnitro presente nel muro. Non è impattante come una guaina che proprio copre tutto il perimetro dell'abitazione. Qui, diciamo, è messo un pochino a spot. Quindi se l'acqua vuole passare, qualche modo di sicuro con gli anni lo troverà. In murature un po' discontinue non è il top, perché a meno di fare una bella indagine che costa tanti soldi, non potete sapere cosa c'è al di là del muro. Magari ci sono dei vuoti e tutta questa resina viene un pochino dispersa. E magari ci si accorge poi che la resina che pensavamo di utilizzare non è sufficiente, continuerà ad andare dentro e a disperdersi. In questi casi una ispezione preventiva è fondamentale, quantomeno per conoscere un po' la struttura. Detto questo, è una soluzione che comincia già a essere abbastanza efficace. Non è il top, ma è una soluzione ancora più economica rispetto a quello che vi dirò adesso. Costo totale si va dai 200 ai 300 euro al metro lineare, ma tutto dipende anche dallo spessore che ha il muro e da eventuali zone vuote, quindi direi di ipotizzare un 4-5 mila euro. E ora arriviamo all'ultima soluzione, quella molto meno economica. Rifare vespaio, intercapedini e guaine. Dovrete ottenere permessi dal comune, perché verranno impiegati anche mezzi piuttosto pesanti, perché dovete andare a scavare intorno all'abitazione e tentare di andare sotto alla casa per rifare la guaina. Però sapete bene che una volta che si inizia a scavare non si sa mai quello che trova. Difatti per casa mia hanno fatto un preventivo per questo lavoro e 7 anni fa uscivano all'incirca 30.000 euro se tutto andava bene, quindi zero intoppi, ma ovviamente in questi lavori gli intoppi ci sono sempre. Sia chiaro, nonostante i rischi e i costi esorbitanti, questa è l'unica soluzione che si può chiamare definitiva. Il video è uscito un pochino lunghetto e adesso concludo. Questo è un argomento molto delicato e anche piuttosto comune. Quello che vi posso dire io è: non ascoltate me, io sono solamente una persona che comparirà nei vostri 10-20 minuti della vostra vita. Se dovete fare certi lavori, affidatevi a un esperto, ma non chiedete solamente un parere, chiedetene tanti e soprattutto informatevi sull'argomento. Perché io ho notato che esperti del settore sparavano delle bombe che non stavano né in cielo né in terra. Io non mi reputo un professionista, lo faccio per hobby, ma proprio per questo mi piace imparare sempre cose nuove e so di non sapere un casino di cose e quelle cose che non so tento di imparare poco alla volta e non do niente per scontato. Quindi evitate quei personaggi che hanno la soluzione subito pronto sull'unghia. Ogni situazione va studiata, anche perché qua i soldi si spendono mica male. Con questo è tutto ragazzi, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale e lasciate un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video, ciao!